per iniziare un percorso di pulizia del viso casalinga. Allora, qui abbiamo una bella ciotola fumante. Cosa c'è dentro? Cosa c'è, Linda? Le foglie dell'oro e abbiamo fatto un infuso per il vapore. È caldissimo, calda, quindi calda, voi calda. Vi consiglio di non toccarlo con le mani come ha fatto questa qui. Che proprietà hanno le foglie dell'oro? Hanno le proprietà, vanno benissimo per le pelli secche, è un antirughe e va bene anche per le pelli acneiche, successivamente vedremo perché. Bene, Linda, spero, se no poi l'infuso non lo facciamo, io mi faccio la coda, mettiti la fascetta. Ah, e vi dico, però potete farlo anche se non avete niente, tipo le pelle secche, perché potrebbe essere anche un... Il vapore ti prepara per la pulizia del viso, quindi sì. Dopo facciamo lo scrub. A me, guarda, mi è sorto un bel brufolone. A me no, sono pulita. Ehi, passa anche via. 5 minuti così. Aspetta, vi salutiamo? No, non salutare, perché tanto dopo continuiamo con lo scrub. 5 minuti in infusione. Ce la fai, Linda? Certo. Tenta non bruciarti, eh? Noi stiamo qui e apriamo bene i pori per far sì che dopo, successivamente, tutto quello che facciamo appunto viene assorbito bene dalla pelle. E già anche in infusione la pelle si idrata. Ha un buon odore. Vero? Buonissimo. Sì. Sembra pasta. Di zucchero di canna e infuso di alloro con il limone. Allora, limone, dammene un po' di zucchero. No, dove? Ecco, ho fatto cadere. Dai. Va bene, dai. Vieni qui con la ciotola sul lavandino. Ah, qui. Dai, dammi. Appoggia la ciotola lì, vai lì con la mano. E poi iniziamo a fare il nostro scrub al limone, dai. E sì, limone, alloro e zucchero di canna. E limone, un po' di limone c'è. Sì, effettivamente sembra che sia con un po' di miele, invece non c'è. Dai, siamo zuccherati, lo sto prendendo. È una cosa veloce questa. Quindi lavoriamo sempre, come tutti gli scrub, nella zona T, quindi fronte, naso e mento. Se abbiamo delle pelli sensibili, devi grattarlo, Linda. Fallo nel nasino, te. No! Stai più centrale alla telecamera? Vuoi che ti aiuti un po'? No. Fai finta di farlo scravo, te. No! Sì. Perché? Perché sì. Cosa sto facendo? Bene, io ho finito, mi sciacquo. Anch'io. Ma possiamo dare la spugnetta? Io adesso, così, con l'acqua tiepida, sempre con l'acqua tiepida, adesso ci sciacquiamo, poi dopo vi faremo vedere il risultato. Detersa, ci siamo prima deterse, poi abbiamo fatto il vapore per 5 minuti, poi abbiamo fatto lo detersi scrub. Detersi, aspetta mamma. Sì. Detersi con questo, di genere 1. Zero 1, bene. Poi ci siamo fatte il vapore, lo scrub, adesso utilizziamo un bel tonico con infuso di alloro e limone. Ora prendiamo una spatolina. Io ho pretagliato lo Scottex. Voi potete farlo, non so se avete... E mi faccio una bella tonificazione in questo modo. Tipo una mascherina, però, con l'infusione. Esatto. E la teniamo in posa un quarto d'ora. Un bel di quarto d'ora. Questa mascherina ha delle proprietà sì idratanti per via della loro antirughe, ma con il limone abbiamo anche delle proprietà antibatteriche, quindi va bene anche per le pelli un po' impure. In questo caso io
Si vede che ho mangiato un po' di Nutella. Esatto. E mi è salato un bel brufolone. Beh, i brufoli, i brufoli. Linda, non ti si vede comunque nella telecamera. Excuse me. Sto facendo un piccolo. Ecco qua. Oggi abbiamo fatto il nostro sul naso. La nostra tonificazione e anche una mascherina purificante e idratante. Dove lo metto questo qua? Se ne metto un altro in fronte, siamo a posto. Benissimo. Poi ci sdraiamo un po' sul divano. E lo teniamo un quarto d'ora. Avremo una pelle luminosissima, idratata e purificata. Qua me ne manca uno. Dove? Qui, attenzione al che non vada nell'occhio. Benissimo, fatti vedere, tutta bella. Arrivo. Mummificata. Sì, vediamo la prossima volta con una bella maschera. Ancora più nutriente, sempre a base di alloro. Vi okay, abbraccio, vi baciamo e ciao. Ciao, un bacione a tutte.